strade di Roma. Il martellio secco e regolare delle ruote di un carro rimbalza dentro camera mia e mi sveglia. Mi alzo e scosto la tavola di legno che scherma la porta finestra. La luce densa del mattino entra e rada ogni cosa. Il letto vuoto di Delfina, il cammello di piombo che spunta dal cesto dei suoi giochi, il suo cuscino caduto sul pavimento. Per un istante resto ferma sull'uscio del balcone a inondarmi di luce. Poi, con gli occhi pieni di sole, mi volto dall'altra parte della stanza. La luce del mattino sfuma d'arancio il mio letto dipinto di rosso, smussa gli angoli del tavolino sopra il quale tengo la bacinella dell'acqua. Schiarisce il turchese con cui mamma ha pitturato le pareti. Immagino che anche oggi si sia alzata quando fuori era ancora buio. Avrà tentato di svegliarmi massaggiandomi la schiena, dolcemente. Mi avrà chiamata con la sua voce sommessa. Poi avrà sorriso. Dormi ancora un po', bambina. Ieri hai lavorato tanto. Scalza, sarà uscita di casa, seguita da Delfina con la testa ciondolante per il sonno. Sarà corsa in strada, fino al forno, dove avrà sollevato la pesante tavola di quercia che sigilla l'ingresso del negozio. Avrà acceso il fuoco, sfregando insieme un pezzetto di quarzo e un ferro di cavallo, e si sarà messa al lavoro. Tutto senza quasi far rumore. Perché lei non fa rumore quando si muove. I suoi piedi sfiorano il suolo, la sua mano afferra ma non stringe gli oggetti. Li rispetta e forse un po' li teme. Come fa chi non è abituato a possedere le cose? Afferro la tunica che sta scivolando giù dalla scatola di legno dove conservo la mia collezione di oggetti strani. Il ciondolo d'osso che papà mi ha portato dalla Gallia, il dente di squalo che un mamma mi ha regalato come portafortuna e il minuscolo calice di vetro soffiato che Anita mi ha comprato a Beneventum. Questo è un passaggio delle Stelle brillano su Roma, che mi capita di leggere molto spesso durante gli incontri di scrittura che faccio con i ragazzi nelle scuole, o nelle librerie o nelle biblioteche o dove capita. È un passaggio importante perché la descrizione dell'ambiente è uno strumento di scrittura molto efficace. Aiuta in effetti a svelare la personalità del personaggio senza descriverla in modo didascalico o diretto, senza narrarla in uno stile descrittivo, ma rendendo lo spazio vitale in cui il personaggio si muove, gli dà corpo, gli dà forma, iniziamo a vedere di chi ci stanno raccontando, proprio attraverso i suoi oggetti, attraverso la sua stanza, che è la parte più intima e più personale della casa di ognuno di noi. Ed è un modo diverso di scrivere rispetto a quello tradizionale, descrittivo, che potremmo dire facendo un parallelismo con l'insegnamento e diversi metodi di insegnamento frontale. Io, come sapete, ho studiato scrittura creativa negli Stati Uniti e gli Stati Uniti sono il paese delle istruzioni d'uso. Hanno una regola per tutto. Hanno anche una regola per questo che sto cercando di raccontarvi. E loro lo chiamano il canone dello show don't tell. Mostrami, non dirmi. Mostrami, non dirmi. Ad esempio, dalla descrizione della stanza di Iris, noi abbiamo molte informazioni su di lei, che prima non avevamo perché siamo proprio all'inizio della storia, siamo nel secondo capitolo. Sappiamo che ha una sorella e che questa sorella è più piccola, lo sappiamo perché ha dei giochi, che per lo più sono di piombo, perché i romani avevano giochi di legno e di piombo. E sappiamo che, parentesi, questo romanzo è un romanzo particolare perché è un romanzo storico. Quindi non capiamo e abbiamo informazioni non solo sulla personalità di Iris, ma anche sulla vita quotidiana nell'antica Roma. Scopriamo una cosa incredibile, cioè che i romani avevano i balconi, che i romani avevano queste stanze piene di colore. Le pareti non sono grigio fumo o tortora o colori chiari, no, le stanze sono arancio, sono turchesi, ed è mamma che ha dipinto le pareti. Quindi scopriamo anche della personalità delle persone care a Iris.
Infatti poi scopriamo un po' della vita di sua mamma tramite quello che Iris immagina che sia stato l'inizio della giornata di Tecla. E poi c'è questa scatola dove lei colleziona gli oggetti strani, e da questa collezione di oggetti strani noi scopriamo i suoi affetti. Scopriamo che suo papà viene dalla Gallia, che quindi è un barbaro. Scopriamo che ha un amico egiziano, Umam, che le ha portato in dono un dente di squalo e che ha un'amica speciale che si chiama Amita e che le ha regalato un calice di vetro soffiato. E all'epoca il vetro era preziosissimo. Quindi, ecco la mia proposta di scrittura per questa settimana. E spero che sia utile per voi, perché so che la descrizione oggettiva fa anche parte del piano didattico. Quindi la mia proposta di pratica di scrittura per i vostri ragazzi fuori sede è questa. La tua stanza mi racconta di te. Una cartella. Una cartella in cui i ragazzi descrivono la propria camera, ma tramite una selezione degli oggetti che secondo loro li rappresenta. E quindi potrebbero, prima di lanciarsi nello scrivere una cartella che adesso noi sappiamo ormai che è una facciata, potrebbero fare una cosa tipo questa. Tanti anni, eh. Questa è la Iris, questa è la mappa della personalità di Iris. Le cose centrali c'è una stella marina, c'è la peonia, ci sono gli strumenti per la scrittura, quindi questo sembra un tablet in realtà, no, però cioè, i parallelismi tra l'età antica e l'età moderna sono veramente tanti. Si chiamava tavole di cera, e poi i due tipi di penne che sembrano quasi le penne che si scrive sui tablet, appunto. L'inchiostro, la carta che era rarissima, e l'immagine di Iris la riconoscerete dall'affresco di Pompei. Poche immagini, ma importanti. Lo stesso fatto per Tecla, quindi vedete le immagini centrali di Tecla, Iside e Maria. Iside e Maria. Filare, perché era l'esempio di femminilità virtuosa, il rapporto tra loro due. E le erbe perché sappiamo l'importanza. Poi Marco Enrico. Di Marco Enrico poi ho anche l'infanzia, questa immagine di dove lui è nato, nella Gallia. Ecco. Quindi possono fare questo lavoro, che è un lavoro, poi vabbè, questi sono più personaggi minori, questo è un lavoro bello, divertente, un lavoro che ti porta anche a ripensare ai tuoi spazi. Magari poi gli verrà voglia di cambiarla la camera perché non li rappresenta più, loro crescono in fretta. Quindi in questa descrizione della stanza, ci sono dei libri, sì, ma quali libri, medaglie, ma di che sport, ci sono quali poster, quali CD, se, CD no, CD sono di un'altra epoca, ci sono peli di gatto, ci sono quale tipo di snack nascosti nel cassetto, ecco, che cosa c'è in questa stanza che parla di te? E in questa attività loro devono pensare, devono selezionare i dettagli e devono essere il più possibile specifici con l'uso della parola. Poi, se avete la possibilità di fare una lezione live con tutti i vostri ragazzi in collegamento, allora si potrebbe fare un gioco che io faccio spesso, che è divertente, che è quello di leggere le descrizioni delle stanze in anonimo, ovviamente, senza dire l'autore, e vabbè, far indovinare ai ragazzi chi è l'autore. Escono cose interessanti perché a volte ci si conosce e a volte ci si sorprende. Bene, io spero che sia una pratica utile e come sempre, se avete poi voglia di condividere qualcosa, fatecelo avere. Buona giornata e a presto.